Dov'è? Buoni propositi, quali abbiamo? Cosa tiriamo su? Siamo uno squalo grande così. Con un amo piccolo così, ovviamente. Amo piccolo per pesce grande. Per pesce grande, giusto? Prendiamo il piccolo e poi il piccolo viene per grande. Che comunque basta mangiarlo poi a pezzettini, esatto. E sì, viene un pesce grande. Perché, no, abbiamo i bucatini, cos'hai? No, abbiamo dei comunque, bucatini. Te guarda un po' com'è la situazione. Male che vada, gonfiamo il sup e andiamo a pescare al largo a Traina. Bravissimo. Vai, ci vediamo dopo. Ciao. Zara, che c'è? Che c'è, Zara? Questa è l'amica di Teddy. Guardate com'è bellina. Ciao! Teddy è laggiù legato. Si monta. Ma secondo me è alta, qui se casco si va a casa col gesso. Ma perché la Mary è precisa e se quello ci va. Se questo è precisa è un parolone, però se questo ci va ci va. Senza se e senza ma. Via, mi levo le scarpe e si prova. Obiettivo 5 passi. Oh, obiettivo raggiunto. Brava! C'era il sole fino a un secondo e mezzo fa, è arrivata una folata di vento e è iniziata a piovere. A taglio negli occhi. Avevo iniziato, no, a pensare, ora prendo la cosa della sacca del mare, c'è la mutina, mi mettevo perché è un po' ghiaccina l'acqua, e volevo caricare il sud. Invece Kiwi e piove. Comunque sarà passeggero, ma in un attimo è diventato tutto nero. Beh, ora vado, vi faccio dentro. Vedere. Ciao. Teddy, ci tocca andare dentro. Tina è aderente forte. Veloce, che Teddy vuole andare, eh? Non è che c'ha tempo da aspettare lui, eh? Vuoi gli occhiali? È meglio, la regolazione della pagaia prima di tutto. Vai, forza. Ha freddo? È freddo, crema come la foglia. Portalo qua che l'asciugo, va? Ma ci abbiamo installato le campanelle dentro la... Teddy, hai freddo?
Questo bello cane. Andiamo? Vieni? Dai che ci si asciuga. Vedi la mamma, corri. Dai. Io vado ad asciugare Teddy, te non ti perdere. No. Sinceramente, ora riguardando le immagini, no? Di questa bella mutina, andrebbero censurate da rotoli che mi si mettano. Oh, però d'altra parte quelle sono, l'acqua un po' ghiaccina. Prometto, lo giuro, mi metterò a dieta. Oh, ma qui è tremendo, tra formaggio, salsiccia, vino, birre. Ragazzi, non ci si può fare. Però io la mutina la tengo lo stesso, anche se è fatta un po' a rotelletti. D'altra parte, ognuno mette in mostra quello che ha. E io ho questo. Ora uno si chiede perché con la doppia pala, perché non siamo esperti e essendoci un po' di corrente, con due si riesce meglio anche non a rientrare. Vanno dette le cose, se no... Sto fermo, guarda come viaggia. Ma mi sei bravo. Il mare è calmo, però c'è corrente. Sì, c'è stato un po' di brutto tempo, non che ora sia migliore, però si riesce. Gente, siamo rientrati ora, ma c'era una corrente che faceva paura. Dal video non so se rende, ma... C'era una corrente che per noi principianti era alta. Era alta. O magari chi ci sa andare è il mare. Ecco, adesso infatti sta uscendo uno con la tavola in più, con la vela, quella che si tiene a mano. Ma deve essere bravo allora. Comunque no, io ora per sicurezza. Ora mi fa bruciare, eh. Voglio vedere cosa c'è. Aia. Guarda lì. Aia. Mi ha bruciato l'olio. Via, ci vediamo dopo. Ciao. Forse è il caso di smontare, eh. Forse smontiamo il zuppo, intanto lo abbiamo già lavato, però c'è il sole ora, ma c'è anche un vento pazzesco, hanno dato un'allerta meteo forte di vento e quindi togliamo tutto quello che è in più. Veranda, vediamo un attimino. Sì, perché magari veramente questo vento sta prendendo forza. Forza. Stiamo a vedere, via. Togliamo il superfluo intanto. Teddy. Va bene che ci dai una mano, però un cane surfista ci abbiamo. Sì, gli garba troppo, ma ora si sta mettendo a posto. Teddy, dai. Dai, Topino. Allora, quindi abbiamo capito che il pesce non è stato preso. Pesce no, stasera carne. Però la cena resta. Sì. Formaggio spalmabile di Latteria Centro Sardegna. Mamma mia, tanta roba su queste focaccine. Mamma, calde ovviamente, e crudo della Crai. Della Crai. Pubblicità Crai. Mamma mia, che lavoro. E anche il ragazzo che l'ha affettato, devo dire che era. Qua abbiamo la pecora. Ma più che la sta marinando. Limone e birra. Qua abbiamo il pollo coperto, mangiamo dopo, insomma. Ora poi là abbiamo anche, cioè praticamente cosa è successo, ora vi si racconta. Andiamo a vedere come ci siamo preparati. Allora, siccome loro sono in questa piazzola, noi siamo là, però noi abbiamo il tavolo e le seggiole così, loro il tavolo e le seggiole così, non si riesce a metterci insieme. Allora abbiamo trovato questo posto. Vieni Teddy. Andiamo. Mini club. Il mini club. Ma a fine stagione questo mini club non è più sfruttato, allora lo sfrutteremo noi. Voilà. Guarda qua. Abbiamo l'angolo bar. Io sto aspettando il mio gin tonic, eh? Abbiamo il gin tonic come appetitivo con le focaccelle, quelle che stava preparando. Due luci che illuminano a giorno. Tutto quanto. Ma cosa vogliamo di più? Guarda, cosa vuoi fare, un gin tonic? E sbadiglia anche lei, meglio. Teddy, stiamo tutti a mangiare insieme. Con le abbine. Voilà.
Senti, ma anche i tortini, oh. Carciofi e patate. Tanta roba. Zara, ti ispirano, eh? Mamma mia. Wow. Ragazzi, ma le posate ce l'ho prese. Tu ce noi ce l'abbiamo. Sì. No, no, volevo riprendere loro due insieme. Zara. Ciao, eh. Tira giusto l'abbrino te, eh. Gente, siamo ben portati via. Siamo vestiti ancora di più. Sto preparando la pappa a Freddy e poi andiamo a nanna. Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti dal vento e da un po' di brutto tempo, però. Via. Freddy, dai la buonanotte. E Teddy ha fame. Via. Ciao.